Ok, eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua di nuovo su The Crew 2, finalmente dopo tantissimo tempo. E siamo tornati pure belli carichi, abbiamo 1.073.000 crediti. Non siamo ricchi, però siamo benestanti, ci possiamo comprare qualcosa. Infatti andiamo subito nello shop, perché stamattina veramente sono in vena di shoppare. Non me ne frega ragazzi, se c'è qualcosa di bello compro subito. Allora, qua mi sto offrendo 3 bundle. E questo qua non lo prendo perché il Welcome Pack sinceramente non mi interessa, con questa TVR Griffith non mi interessa. Però questo vorrebbe fare al caso nostro, vedete, Jeep Grand Cherokee SRT8 con questi pezzi aggiuntivi gialli. Quindi me lo prendo subito ragazzi, si shop, ecco, senza paura. Primo bundle preso con la Jeep, perché in bundle c'è pure questa Rival che mi dà la Chevrolet Corvette C8 Stingray con tutti questi pezzi rossi. Che fai, non te la prendi? La prendi subito a 75.000 crediti. E quindi per ora abbiamo preso la Jeep e la Chevrolet. Andiamo in Vanity ragazzi, qua non mi interessa nulla, anzi mi interessa questo qua blu e questo qua blu, fumo e ruote, però il resto no ragazzi, perché francese, americano, che devo fare qua? Quindi prendo questo, ok, pneumatico blu prismatico. Poi ci prendiamo questo fumo blu poligonale, pure se comunque è comune, non è raro. E basta così ragazzi, sono partiti un po' di soldi. E intanto adesso noi ci testiamo pure la macchina, comunque la Koenigsegg Ghimera dell'ultimo Motor Pass, la voglio provare. Perché qua quando è Outclass Edition non si può cambiare niente, vedete? Solo la livrea e Vanity già l'ho messo, vedete le gomme. Però andiamo avanti, vediamo di metterci qualche fumo sempre sul giallino. E vai, metto questo qui. Andiamo avanti. La voglio fare tutta sul giallo, perché comunque secondo me è meglio così. Giallo così. Poi ci mettiamo questo. Ok, non è male. Finestrini neri. Vai, già l'ha messi lui. Clacson niente. E qua sopra niente. Mentre livrea ragazzi, stavo dando un'occhiata prima e penso che gli metto proprio questa, guardate. Questa qua. Questa. Ci sta secondo me per questa macchina, vai. Applica. Perfetto. Quindi ci possiamo fare subito un giretto. Scegli. Ok. Oh ragazzi. Oddio, sbanda. Allora, vediamo un attimo. Bellissima. Bellissima, non c'è niente da fare. Adesso ci facciamo una garetta veloce, vediamo un attimo come si comporta e poi proviamo le altre. Quindi vai, sbrighiamoci, andiamo subito in attività. Eccola qua. Boh, è bellissima, bellissima. Proprio di questa colorazione ci azzecca tantissimo per la Ghimera, eh. Veramente, veramente. Allora, vediamo un po'. Saltiamo il filmato. Eccoci qua, griglia di partenza e buio, mannaggia. Strada bagnata pure, ok. E vai così, vinci la gara, facce vedere. Oddio, bellissimo questo NOS. Bello ragazzi. Ah, questa è la classica Koenigsegg con una marcia, sì. Top. Cioè, sono rimasto ancora su GTA ragazzi, è da tanto che non giocavo a The Crew. Non l'ho proprio vista quella macchina. Ma li riprendo. Li riprendo a questi. Guardate quanto fa sta macchina. Oh mio Dio. Vai. Attenzione sfigati, fateci largo. Sì. Ti preoccupare. Dai ragazzi. Non sono più abituato, vi giuro, eh. Dai, levatevi che devo vincere io. Non gioco da 2 mesi circa, ma penso un mesetto comunque. Quindi fatemi vincere. 450, può fare pure di più se hai tutti i pezzi gialli, sicuramente, però non li ho al momento. Vai così, vai, siamo tutti verso Las Vegas, la città del divertimento, la città che non dorme mai. Ma quello è vero, perché comunque stanno un sacco di casinò, tante attrazioni, tante cose da fare, da vedere. Vai, spingi, manteniamo qui... Manteniamo. Mi devo stare attento. Mm.
Bella ragazzi, bella, non c'è niente da fare. La Koenigsegg all'inizio, prima che iniziassi a giocare a The Crew, era una macchina che sottovalutavo tantissimo, che neanche la conoscevo a momenti. Però mi devo ricredere, è una bella macchina la Koenigsegg, veramente una macchina per pochi, perché costa tanto. Poi comunque le persone scelgono sempre le solite: Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Porsche. Questa qui è proprio per pochissimi, eh. Dai che ci siamo quasi. Dai. Bello tutto oggi ragazzi, sia la colorazione, sia la macchina, sia i LED, sia il NOS, tutto veramente. Dai, 83%. Ci facciamo questa, poi prendiamo la Jeep e poi prendiamo la Chevrolet Stingray. Dai. Ormai l'abbiamo proprio bruciati ragazzi e siamo su asso, eh. Mettiamoci pure un po' così. L'unica cosa di questa macchina è che non mi piace il volante. Non mi piace il volante, un po' troppo, sembra la televisione, sembra tutto quadrato qua. Ok, l'abbiamo vinta ragazzi, facilmente. Ci siamo pure testati la macchina, abbiamo visto che va veramente forte. E adesso proviamo il Jeepone. Oh, wow, pezzi leggendari per me. Questi mi mancavano proprio. Pneumatici, terminale, freni. Adesso glieli metto subito. Pezzi decorativi, cofano. La faccia bella aggressiva ragazzi, non me ne frega, tipo così. Andiamo avanti, paraurti anteriore. Partiamo dal decimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ovviamente ragazzi, sicuramente la farò così. Eccola, subito. Andiamo avanti, cerchioni, lasciamo stare questi. Eh sì, lasciamo stare questi. Però le pinze le faccio, ma di questo colore, così, vai. Minigonne, le mettiamo ovviamente. Alettone posteriore. Sì ragazzi, lo metto, gli metto questo qua. Paraurti posteriore, partiamolo al decimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sinceramente quei fari così non mi piacciono. Quindi la farò proprio... No, neanche si scarichi questa così. Con questi scarichi qui. Perfetto. E colori interni, vabbè. Sempre così, gialli, stile. Li facciamo tipo bicolori così. E materiale, vabbè, alcantara credo, o in pelle. Vabbè, lasciamoli così. Inserto interni, oh bella lucida così. A posto ragazzi. Quindi livrea, vediamo se c'è qualcosa di particolare che hanno creato i player. Non mi dispiacerebbe tutta nera, eh. Oh, non male. Umbrella Corporation. Vabbè, la faccio così per ora, perché sennò che l'ho presa a fare. L'ho presa perché mi piaceva giallo. Quindi vediamo un attimo Vanity. Qualcosa sempre sul giallo. No, neanche questi. Ma no. No, ragazzi, andiamo su quelli là di prima. Su quelli là di prima. Cioè questi. Poi fumo, lo voglio cambiare. Oggi stravolgeremo un po' tutto. Ma mettiamo questo qua di dinosauri. Protox, gli metto questo. Led sotto scocca. Che sì, questi. Ok. Finestrini. Questi. Clack sono niente. E qua niente. Perfetto. 2, 1. Dai, go. Ma dove volete andare? Le prendo tutti. Oh, non mi far sbattere. Oh ragazzi, è difficilissima da girare questa, è pesantissima. Non me l'aspettavo così. Dai, levati, che sei più veloce. Cazzo, no, non sono più veloce. Cioè dai, io ti mangio con questa macchina, mi fai passare, no? Ok. No ragazzi, ma quanto è pesante da girare.
difficilissima, veramente. Guarda, guarda, sto pure frenando. Sto pure frenando. Qua ci arriva il mega curvone. Freniamo prima. Ok, che ci mette 50 anni a girare sta cosa. Ah, sono due giri, ok. Vediamo un attimo gli interni. Ok. Guarda, guarda, non si sposta proprio, eh. Non si sposta proprio, non gira. Maledizione, maledizione. Oh. Ah, vabbè, ragazzi, non fa per me questa macchina, vi giuro, non fa per me. La odio, la sto odiando. In GTA è tutt'altra cosa, perché lì c'è queste, può essere anche un'auto da gangster, però qua sopra, ragazzi, c'è la manovrabilità, non mi piace proprio, eh. E sto col controller, cioè non sto neanche con la tastiera, il controller è molto più preciso, no, rispetto alla tastiera, però niente. La sento proprio troppo pesante. Guarda, 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 lo sto spaccando il tasto per girare, vi giuro, lo sto spaccando. Ok, siamo arrivati. Adesso ci prendiamo la Corvette Stingray e vediamo come va. Speriamo che non piove. Piove. One. Go. Vai, vai, vai. Dai, 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 dai. Questa è sicuramente meglio della Jeep. Infatti sì, ovvio, gira meglio. Sì, ragazzi, questa la sento più mia. No, leva sta visuale subito. Ok. A posto. No, no. Mi volete riprendere? Levatevi, levatevi, levatevi. Dobbiamo mantenere il vantaggio, ragazzi. Se non mantengo il vantaggio, qua è finita, eh. Mi prendono, mi prendono. 35%. Vai che si salta. Ok. Guarda qua che curve. Buono. Fantastico, fantastico. Buono, dai, ragazzi, buono, 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 buono. Si comporta bene, mi piace pure l'acquisto che ho fatto, quindi con queste ruote rosse, tutto sul rosso, mi piace. L'unica cosa che non ho cambiato è sicuramente forse il NOS, che è rimasto quello normale, ma poi glielo metterò. Aia, meno male. Vabbè, abbiamo stravinto. Beh, che si vola. Se qua mettiamocela all'interno, così. Oh no, no, no. Non posso perdere proprio ora. Dai, 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 dai. Perfetto, perfetto, ragazzi, tutte e tre vinte. Bella, bella. Buono, buono così, ragazzi, tutte e tre vinte. Vediamo se mi dà qualche pezzo leggendario. Dai. Oh, ok.
due leggendari e qualche epico. Va bene, dai, ci posso stare. Comunque ragazzi, io finisco quel video, fatemi sapere cosa ne pensate. Direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella.